Qual era? Una teia o una tetta? Ok. Rientra, ci saluta cordialmente dopo avergli fatto fare i peggio soldi per lui. Ha ricostruito il tavolo che abbiamo rotto. Madonna, bellissimo. Ok. E ci chiede se siamo venuti qui per fare un altro giro di combattimenti. Io ah no, questa volta no, no. Oste, io voglio un giaciglio. E sbatto la testa del Tazmin sul tavolo. Sul bancone del bar, della taverna. Nessuno che mi fermerà mai con questa testa, me la porterò in giro, tipo ci dormo la notte. Perché non ti ci masturbi? Potrei. Oppure potrei infilartela nella testa per far diventare sai, un bello sai, sai, sai che questo video verrà praticamente sì, ma demonetizzato, tanto non c'è la vero? partner più, quindi vai. Vabbè. Già che ci guadagni un centesimo, forse. No, ma non ci guadagno più niente perché me l'hanno tolta la partner. Ah, a È scaduto il posto. contratto. Vabbè, in ogni caso. Non credo che tu debba portarla così in giro, sai com'è, le persone non sono esattamente. Sì, ma In come ogni faccio a caso. spiegare che ho bisogno urgentemente di un posto dove nascondere questa testa se non la faccio vedere così? Anche perché guardala, è bruttissima! Beh, di certo, se la devi nascondere, la prima cosa che dovresti fare è non mostrarla. No, è mio, devo far capire a tutti che l'ho ucciso io. E poi dov'è che potrebbe Ok, nasconderlo? però magari potresti fare un'altra cosa molto più intelligente, ovvero strappargli tutti i denti e fartici una collana, non capisco. No, più che Non altro. è una cattiva idea. O magari strappargli la lingua, magari metterci un incantesimo di permeanza sopra. E non lo so, magari utilizzarlo la Ma notte, se è non più ne di so grada. queste cose magiche. Osta è una Io sì. stanza! Io sì, è per questo che te lo sto dicendo. Ci pensiamo dopo, dai, muoviamoci, prendiamo qualcosa da bere, io vado a lasciare questa testa qui, poi partiamo di nuovo alla volta del bosco. L'osta accompagnerà Ok. in una delle stanze sopra, e voi rimanete giù. Che cosa ordinate? Allora, io ordino del buon whisky. Come Cazzo. prego? Faccio finta di non aver sentito. Che cos'era quello? Aia! Quello È partito Instagram, comunque io ordino una bistecca. Ok. Vado, facciamo due bistecche Bistecca perché alle 8 del sono troppo. mattino e mezzogiorno, draghi morti. Sì, dai, mi va Mi benissimo. è piaciuta l'agitazione. Comunque guardo il tavolo e dico. Il mio falegname con 500 Monete monete di giravano. bronzo lo faceva meglio. Vabbè, Ada scende ovviamente pulendosi le mani dal sangue con un panno. Vabbè. Guarda la bistecca del vichingo, del nano, e poi dice: per me un'insalata. Vuole rimanere leggera. Tanto In ogni caso. nello zaino. Vabbè, dettaglio, tutte e due le cose. Ok. Allora, Quanta carne di cavallo c'è nello zaino? Sì, appunto, cioè, abbiamo la iota di carne. Ho di carne di mare. Comunque, allora, Grazie la risposta. non ho sentito la domanda perché ha laggato, stavo per dirlo. Ok. Gli incantesimi mi si sono ripristinati. Sì, perché abbiamo passato la notte a dormire nel bosco. Ok, allora, scusate se vi interrompo, ma essendo bardo, devo fare, quando sono in taverna, devo fare la mia solita cantata. Non cantare di quando il Taz mi ha preso e mi ha cominciato a mangiare viva, ok?
mentre mangia la sua insalata. Allora, al che, diciamo, per attirare un po' la... Mi bevo prima un bel sorso di whisky. Se vuoi ti faccio un tiro in tempra, dimmelo. Non c'è bisogno, tranquillo. Andiamo avanti. Ok. E utilizzo luci danzanti. Trucchetto. Ricordo che è mattina. Stiamo in una taverna. Sì, ma è mattina. Stiamo in una taverna. Luci danzanti serve solamente per attirare l'attenzione. E le faccio volare queste quattro sferette. Praticamente, diciamo, per la locanda fino a farla arrivare a me, giusto per attirare un po'. Ok. Poi, usando prestidigitazione... Quei taverna la mattina, quei 4-5 alcolizzati. Sì, insomma. Diciamo, utilizzando prestidigitazione, quando poi le luci luci danzanti arrivano a me, faccio tipo esplodere come dei piccoli fuochi d'artificio alle mie spalle. Dicendo: sì, dicendo: ebbene ragazzi e ragazze, solo io sono l'unica donna qui dentro per ora. Sto avendo una botta di lag assurda. Perché? Perché sei tu. Vediamo di ridurre al minimo le cose. Oggi oggi ce la faremo. Oggi vi canterò una canzoncina, giusto per intrattenermi mentre bevete o mentre svenite. Sottofondata che canta a piedi, poi sandali a dorso di mulo. Guarda quanta gente che se ne va. Ok. E prendo la mia viola. E inizio a suonare. Inizio a canticchiare. Anche. Quindi allora è un più 12 di intrattenere con la viola. Io mi stacco le mosche e me le infilo nelle orecchie. Ti stacchi le mosche a scellare. Schifo. C'è rumore della vecchia. E questo invece è per il cantare. Di bene in meglio. Ok, 18. E diciamo, narro quello che faccio è narrare le imprese che abbiamo svolto nel nostro breve viaggio nel bosco. E che impresa? Due zombie scassano un cadavere. Però, no, cercando comunque di raccontare le imprese più eroiche, tralasciando le parti, diciamo, dove ce l'hanno buttata di prepotenza, ovvero di solito il fatto che abbiamo preso a schiaffi il in ogni caso. In ogni caso, la prossima volta mi preparo un testo. In ogni caso, 18 e 17, 18 per suonare, 17 per cantare. Tutta la gente si unisce e applaude le mani a tempo, seguendo il ritmo dei tuoi piedi. Ok. Porgo un cappello alla fine per vedere se effettivamente qualcuno mi dà qualcosa. Ti lascio una monetina di rame. Una persona sola ti lascio un paio di monete di rame e basta. Ok, quante monete di rame? Un paio, significa due. Ok. Oh, grazie. Vedo che il pubblico è molto vivace oggi. Siamo con noi. E mi finisco di... Con noi quattro. Poi ti ricordo che gli altri sono cinque. Più lost. Non c'è un gran pubblico. Vabbè. Sì, insomma. Finisco di bere il whisky. E poi chiedo all'host un uovo, per piacere.
nuovo? Sì, un nuovo all'occhio di bue. Però senza il bue, eh? E senza l'occhio. Inizia a farti l'uovo. Intanto noi abbiamo già finito. Chi ha finito la bistecca? Chi è Ada ha finito l'insalata. Siamo tutti a guardare così mentre aspetti. Ok. Io mi vado dall'osso e dico: quanto costa una camera? Sì. Una moneta d'oro a notte. Ok, buono, dai. Gli do la moneta d'oro e vado in camera. E dove stai andando? Dobbiamo partire dopo che questo nanerottolo prende l'uovo. Non può andare a dormire. Ma è notte? È mattina! No, ah! Te l'ha appena detto pure. E per questo che ho preso un uovo, diciamo la cosa migliore per iniziare la giornata, no? No, 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 te l'ho vista che prendo anche io. Sì, la collezione all'americana. Pubblicità progresso. Abbondi. Vabbè. Voglio una colazione leggera. Buori. E poi il bardo gli fa 20, gli fa fiammare un meteorito. Quindi no, quello di solito il master fa piovere meteoriti, scusa. Vabbè, no, tranquillo, che anche un druido lo può fare. Un bardo credo anche. Sciame di meteoriti e di no, non può il bardo, peccato. Vabbè. Lì. Allora, intanto Ada è andata a pagare la camera per oggi e la sua insalata con l'acqua da bere. Ok. E vi aspetta fuori. Ok. Io quanto devo pagare? Una moneta d'oro. Quanta ghiappaglia? Una moneta d'oro? La stanza è per tutti, sa? Ma io mica prendo la stanza. Se no dobbiamo partire. Devo pagare solamente la colazione e il whisky. Vabbè, per me 10, vabbè, dai, facciamo un'altra giornata per restaurare l'abilità. Potremmo anche tornare indietro, Sì, sì, insomma, però diciamo che non so, forse avremo una certa urgenza, considerando che hanno preso una ragazza. Sì, ma non è detto che la ragazza lasciamo nel bosco, cioè... Ci è stato chiesto di riportarla sana e salva e cacchio la riporteremo sana e salva. Sì, detto che però... Non è detto che sia ancora viva. Sì, no, forse non vi è chiaro una cosa. Una ragazza così a caso e la uccide. C'è qualcosa sotto. No, però... Sì, però in ogni caso... Ada, ascoltami, avvicinati. Perché sai com'è? È difficile parlarti da quel... Metti in ginocchio. Okay. Allora, senti. Forse non hai capito che se l'hanno presa viva è per un motivo e dobbiamo andare da lei al più presto. Io ho pagato prima che ci scappi il bambino. Io ho pagato la stanza perché non per dormirci adesso, ma dopo quando sarà tutto finito. E poi perché c'è dentro la mia testa di drago. Cacchio se la voglio. Ok. Sì, però diciamo che ho sentito una piccola frase che è andiamo domani. Riposiamoci. No, domani. Chi l'ha detto? Qualcuno. Io ho detto potremmo. Ho detto potremmo tornare a riposarci dopo che l'abbiamo salvata. Ok, bene, perfetto. Allora, a questo punto direi che possiamo andare. Perfetto. Allora, passiamo dalla. Mi rivolgo. No, questa volta mi rivolgo verso l'oste e chiedo quanto gli devo per uovo e whisky. 3 monete d'argento. D'accordo. Mentre io per la bistecca quanto? Una. Di platino ovviamente, eh? Oh. Sì, sì. Moneta da damantio proprio. Cosa? Patate, carot, tricket. Tricket luck, bomba man. Bomba man, carezze comuniali. Vabbè. Abbiamo fatto, abbiamo pagato tutti? No. Sì, abbiamo pagato. Ok. Allora, Ada va verso la stalla. Perché se ci dobbiamo muovere in fretta, prendiamo i cavalli. Li mettiamo sul conto di Yul. Alla fine ci ha chiesto lui di andare a prenderla questa ragazza. No. Forse... Ah, io le compro uno per me. No. Nel senso, cavalli. Pony, massimo per me. Ma sì, dai, ti salgo io sul cavallo.
Io compro un bel frisone di 4 metri all'Alfi. Cosa? Non ho capito. Sì, e poi, poi deve fare un tiro di scalare per raggiungere la sella. Ti casto un parola del potere uccidere sul pisello. Forse non ci siamo chiariti. Mi strozzo il cazzo. Ho un pugnale perfetto e ho paura di sviscerarsi. Di vabbè. Sì, vabbè. Ma, allora, possiamo andare avanti. Circa uccidere. Possiamo prendere sti cavalli. Beh, prendiamo sti cavalli e andiamo. Dai. Sì, infatti. I dromedari dove sono? Sì, vabbè, prendiamo le cose. L'Huffing danno un cane. Come, prego? Un San Bernardo da galoppo ti danno. Danno un bassotto. Sì, così ci mette. Vabbè. Allora. Quindi, con fatica e con tanta corsa per i cavalli, a tal punto quasi da spomparli, attraverso dei terreni di neve, tutto qui, trattano, arriviamo, dove trovai pure la pagina dove eravamo arrivati, qui. Con gli effetti visivi, ovviamente, di Red Dead Redemption, certo, dove praticamente le palle si raggrinzino. Si avvicina proprio al corpo perché fa un freddo cane appena sorpassiamo questa linea qui. Madonna. Vedi adesso i cavalli sono diventati tutti fermi. Sì, praticamente sì. Vabbè, allora la neve e dà molta difficoltà a camminare ai cavalli. Praticamente se muoviamo con i cavalli o senza andiamo alla stessa velocità adesso. È stata davvero un'ottima idea, eh? Che ne potevo sapere io che c'era così tanta neve? Fino abbiamo incontrato dei pezzi. Ci siamo stati ieri. La neve è cresciuta! Vabbè, la prossima volta... È ovvio, ha nevicato per tutta la notte! Ha fatto i figli, la neve, ha fatto i figli. Oh, la prossima volta prendiamo tre pali. Mettiamo le racchette ai cavalli la prossima volta. Comunque, penso che aggiungerò una cosa al mio alp. Una malformazione genetica che gli dona tre. Dona tre? Dagli, dona tre cosa? Tre palle. Ok, bene. Non volevo sapere allora. Allora sono tre dicendo. Goti. Allora. Tre gomadi. Mentre camminiamo all'interno di questo del bosco, notiamo che su alcuni cespugli e sui rami ci sono queste matasse di pelo e piume incollate in maniera strana. E agganciate agli alberi come fossero tipo delle palle di neve, però brutte. Ok, tiro di percezione anche per vedere se scovo delle bellissime, simpaticissime trappe. Trappolonski, percezione. 20 non di dado. Allora. Non lo fa. Il tiro di sopravvivenza per cosa? Per cosa? Il tiro di sopravvivenza per cosa? Per analizzarli, per vedere che cosa sono. Intanto ne prende uno. Lo apre. Si sporca niente le mani di una sottospecie di colla, di resina. E sono delle piume di corvo incollate ad ossicini e pelo di topo, insomma qualcosina di viscido e appiccicoso, giusto per incutere timore, sembra. Però ce ne sono più di uno. Hanno un odore particolare. Hanno un odore particolare. No. Una okay. Di merda, tranquillo. Era resina. Probabile che sia... Sì. Poteva anche essere colla di farina in realtà, però... Vabbè, comunque ce ne sono un sacco nei dintorni. Ok, sono molto piccole, quindi è difficile che mani grosse come per esempio quelle di Ada le abbiano potute fare. Senti, ti posso fare un tiro religione? Sì. Ok, però non ho messo gradi, ma ce l'ho di classe, lo posso comunque utilizzare. Sì,
Anche se non ce l'hai di classe, puoi tirare. Tanto ricordo il modificatore a metà se non ce l'hai. Il modificatore? Il modificatore su un'abilità non di classe conta a metà. Quindi se ce l'hai di classe, tiralo. Non hai male. Okay. Di religione, ce l'ho io la conoscenza di religione comunque. Ok, vabbè, in ogni caso. Vabbè, non ci ho aggiunto intelligenza perché giustamente ci ho messo gradi. Comunque, 16. Più che altro, quello, magari ti dico perché ho fatto quel tiro. Sì, allora, io ti anticipo su tutto, compa. Allora, volevo fare quel tiro più che altro per capire se quei simboli avevano a che fare con qualche tipo di setta, con qualche tipo di cosa. Con qualche tipo di organizzazione più che altro, religione, se aveva a che fare con qualche tipo di cosa del genere. No. Che segue tipo delle divinità o tipo segue dei rituali. No, non appartiene a nessuna divinità. No. Nanerottolo. Forse siamo in quella zona strana che ci ha detto la vecchia. Controlliamo. Ricorda che sono creature molto piccole, quindi sono dei grandi stronzi. Dobbiamo fare attenzione e casomai ci siamo addentrati nella loro zona protetta. Okay. Allora, a questo punto ci faccio un tiro su arcano sull'oggetto. Intanto vado a iniziare a guardare la zona intorno. Ok, 21. Ma hai già fatto il tiro percezione, oh? Percezione per vederne altri per prenderlo. Dovevo fare sopravvivenza, non percezione a quelli. Vabbè. Io ho fatto percezione, vaffanculo. Tu hai fatto percezione? No, io ho fatto percezione per vedere se c'erano trappole. No, trappole non ce ne sono. Ci sono soltanto tutti questa serie di fetici, di palle di neve, di palle di alberi di Natale appese ai pini e ai cespugli. Okay. Allora ci ho fatto un tiro di arcano su quelle palle. Sono semplici palle. Non è niente di... Cioè non sono... Non c'è nessuna fonte magica al loro interno. Non c'è nessun incantesimo. Okay. Va bene. Ok, credo che a questo punto potremmo anche stare attenti. Cioè nel senso, dovremmo stare sempre attenti. Però in questa occasione lo dovremmo essere di più. Chiaro? Concordo. Ok, detto questo possiamo proseguire. Magari tenete gli occhi aperti ogni tanto. Buttate l'occhio qui lì. No, non nel senso letterario, non voglio che... Ok. Ma in tutto questo gli altri cosa fanno? Ragazzi, stiamo camminando, vi stiamo seguendo. Sto camminando, no, è basta. Ok. Nel frattempo, sarà livello 4. Mentre stiamo camminando, Lem sente come punto da qualcosa, sente una piccola puntura dietro al collo. Cosa fai? Aia. Pensando magari forse un semplice insetto tipo qualcosa, una scheggia o qualcosa, mi schiaffeggio dove mi appunto quella cosa. Ok, nel frattempo continuiamo a camminare intanto. Okay. Aspetta. Okay. Aspetta. E poi chiedo, mi appunto qualcosa per controllare. A me dici? A Ada? Oppure a qualcun altro? Tipo io mi sembra pure anche sta camminando così, guarda. Chiede a tutti. Ada guarda e dal suo alto dice, boh, tutto a posto, non sembra... Che ci sia qualcosa di... Ti abbia punto qualcosa. Ok, allora mi tocco. C'è qualcosa? Senti che c'è qualcosa. Come nel momento in cui lo togli è come se fosse uno spillo, un puntino.
Però si scioglie mentre ce l'hai in mano, come fosse una piccola scheggia di ghiaccio. Ok, riesco a fare un tiro su Arcana? Sì. Ok. Io... Che diavolo? Madonna, di nuovo scopri tutta l'era magica. No, senti un freddo particolare venire da quella che era quella che è praticamente ormai acqua sulle tue dita, sulle due dita. Però dato che ho fatto 20, no? Riesco a capire che tipo di tiro devo fare per capirci qualcosa. Intanto fai un tiro di tempra. Mannaggia. Cosa... Bene, più uno. Dai ragazzi, dai. No, l'ho visto il 15, l'ho visto. L'ho visto il 15, bastardo. Mentre continui a cercare di capire quale incantesimo fosse, inizi a sentirti debole e inizi a sentire un sacco di freddo piombarti addosso. Sente quasi come se stessi svenendo, Ada ti afferra con la mano. Ma cercare di tenerti su. Ragazzi, ma è successo? Sono io o si è abbassata la temperatura? Dovete stare in reggiseno e ti guardi, cioè. No, non mi sembra sia abbassata. Allora penso che sia un problema. Ada inizia a tirare 20. Ada prende 20 sulla su percezione. Inizia a scrutare all'impassata tra i vari alberi. E vede una piccola luce volare via. Cioè, passare da un albero all'altro. Ok. Comunque bello, sprecare un 20 di dado così. Madonna. E allora, Ada, venite qua. State attenti, c'è qualcosa tra gli alberi. Tiro la spada, esco la spada tantissimo. Il tiro lancio. Tiro lancio. Adesso si carica l'arsing sulle spalle, sulla spalla. Lui lo sulle spalle. Io, sulla spalla e lo carica. Dice. Allora ci penso io, abbiamo due possibilità, o corriamo, perché se sono quelle creature non sto riuscendo a vederle, oppure accendiamo le torce sperando che o ci vengano contro o se ne vadano. Ok. Sarebbe una bella scelta. C'è anche l'opzione C, ovvero bruciare il bosco, ma... In questo momento non converrebbe. Direi in realtà che conviene perché si inizia a fare freddo. Sì. Mettete ogni tanto a biocca. Sì. Mettete ogni tanto a biocca. Oh no, I can't believe you've done this. Vabbè, aspetta. Allora, ancora, non si è deciso ancora niente, dobbiamo decidere. Ada sta aspettando a voi. Sta venendo con una mano verso lo zaino, verso la sacca. Con l'altra sta reggendo l'halfling. Per sapere che cosa vogliamo Io dico magari. Forse avrei bisogno di cure. Vabbè. Mettiamolo in un posto sicuro prima, allontaniamo. Sì, quindi sono d'accordo col nano. Ok, quindi ci allontaniamo. Sì, per forza. Okay. Sì. Allora. Ada prende una torcia, la accende e cerca di far evaporare un pochino di neve per fare un pochino di vapore per scapparsene via. Ok. Ok, tirate di furtività. Anch'io? Tu no, tranquillo, ci penso io a te. Ok, vabbè. Mi raccomando, non fare uno, altrimenti ti picchio. Andiamo dalla goofy. Ah, ok. 12. 40. E non penso che ci abbia skill in furtività. Hai un buon... No, non ce l'ha.
un bonus però più 5 di situazione. Quindi 17. Ok. Riusciamo ad allontanarci, le luci sembrano essere sparite. Ci notiamo per un po' la zona, sembra tranquilla. Abbiamo oltrepassato un'altra zona piena di queste palle di neve. Quindi siamo messi in un enorme siamo, spazio. Siamo sicuro per ora? Sì, siamo sicuro, non siamo circondati da tantissimi alberi. Allora, faccio una cosa intelligente. Tolgo la spada e vado ad utilizzare guarigione sul... Non lo utilizzare, abbiamo le pozioni, invece... No, per capire cosa ti è successo. No, ok, giusto. Madonna, ma fammi finire di parlare, Dio Cristo. Ma porco Thorag, madonna santa. Ma scendo e ti prendo a martellate. Cos'è una madonna? Giusto. E guarda che madonna è un termine medievale, di per sé significa letteralmente signora. Sì, 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 dico. Vabbè, dai. Vediamo. Ah, no, bello. Possiamo capire cosa c'ha ora? Praticamente sta andando in ipotermia. A quanto pare la magia ha subito lo stesso effetto di quella statua di ghiaccio. Però molto più lieve. Ah, quindi era qualcosa d'arcano, pezzente. Lo stavo per dire, ma si è congelato. Ho capito, ma ho fatto 20 di dado, porca... Sì, ma comunque l'effetto era all'istante. Tu, cazzo, aia! Ti guardi il dito, si scioglie e ti congeli. Questa è la meccanica. Ah, a posto. Non mi capire, abbiamo perso l'Alfring. No, non si è congelato, è molto più lieve ancora. Cioè, ti ho colpito da uno spillo di magia arcana, di quella magia, quindi non era molto forte. Se era un cristallo, che succedeva? Eh? Per un cristallo, stessa situazione della statua di ghiaccio. Ok. Diciamo che sto un weakening drummer. Quindi chi esce la pozione? Ne avevamo 4. Di... Sì, il discorso è che la pozione è tutto il bar, no, se ne è preso. 5. Vabbè, frughiamo il suo zaino, se ce ne stanno 5. Ok, due. Vabbè, faccio una cosa. Faccio una cosa. Curare ferite leggere su di me. Ma non posso fare danni. Ah, giusto, vuoi funzionare contro il gelo. Meno male che l'avevo presa. Ok. Vabbè, ti passiamo la pozione dentro lo zaino, ne sono rimaste 4. Per quelle di freddo. E risani completamente. Il pallore e il blu dalla tua pelle svaniscono e tu ti riprendi. Torni nuovo arzillo. Ok. Sono vista... Butta, era una situazione alquanto agghiacciante. Ah, l'ho capita!